professionalità e cortesia. Tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle 12, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cava dei Tirreni ha aperto le porte alla cittadinanza per l'Open Day che ha voluto mostrare alle famiglie interessate l'edificio con i suoi laboratori e soprattutto illustrare l'offerta didattica curricolare ed extracurricolare. Per noi è stata l'occasione per incontrare la dirigente scolastica Teresa Sorrentino e curiosare tra le tante attività nelle aule della scuola. Sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Sorrentino Teresa, e sono lieta di presentare l'offerta formativa della nostra scuola, che parte dall'infanzia, prosegue con la primaria, per poi passare alla secondaria di primo grado. È un'offerta molto ricca, molto articolata, che soddisfa i bisogni della nostra utenza e che andrà ad nucleare più nel dettaglio la nostra vicepreside, un pilastro di questa istituzione, la professoressa Sara Amendola. L'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII è in realtà consolidato ormai sul territorio cavese e offre un'ampia offerta formativa per gli studenti e le studentesse. In particolare l'indirizzo musicale, che è il fiore all'occhiello dell'Istituto, che organizza manifestazioni di grande successo con la Junior Orchestra Metelliana. Il potenziamento linguistico, oltre alla prima lingua inglese uguale per tutti gli indirizzi, c'è la possibilità di scegliere come seconda lingua comunitaria tra francese e spagnolo. Il potenziamento del laboratorio scientifico, tecnologico e digitale, a sostegno di un'ampia offerta formativa che riguarda le tecnologie STEM. Il potenziamento del laboratorio di drammatizzazione, utilizzato in maniera interdisciplinare da tutti i docenti. Il nostro istituto è da sempre attivo nella ricerca di fondi per il potenziamento dell'offerta formativa. In particolare per l'anno scolastico 2023-2024 è rientrato nelle azioni per i progetti PNRR. In particolare il progetto per gli ambienti innovativi di apprendimento, per i nuovi linguaggi e le nuove competenze, per le competenze di base primaria Agenda Sud e i fondi per la transizione digitale. Nel nostro istituto dall'anno scorso si sperimenta un percorso di potenziamento di matematica legato alla robotica. I ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria si propongono di programmare appunto dei robot o dei mini robot per attività di gare e di sfide tra gruppi di ragazzi. Siamo in procinto di attivare per gli alunni delle classi prime della secondaria dell'anno prossimo gli ambienti innovativi proposti con la proposta del PNRR, con i quali potremmo lavorare su tutte queste attività nello stesso momento. Il laboratorio della Giovanni XXIII è un posto in cui ognuno può sperimentare e fare tutto ciò che gli piace. Abbiamo diversi esperimenti replicabili anche a casa, ovviamente divertenti e molto entusiasmanti. Ogni esperimento è unico nel suo genere. Volevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi siamo la Giovanni XXIII e non ne abbiamo bisogno.